A spese del Cesena, la Cremonese ha conquistato la prima ed ultima vittoria di questa edizione della Coppa Italia. Sia i Lombardi che i Romagnoli sapevano di dover uscire dalla Coppa a meno di un mezzo miracolo a favore del Cesena. Anche per questo le due formazioni si sono affrontate a viso aperto e la Cremonese, sebbene incompleta, ha imposto il proprio più elevato tasso tecnico. È andata in vantaggio al quinto minuto con un pallone calciato da Galvani e carambolato fortunosamente prima sul palo e poi in gol. Ed ha legittimato la propria superiorità con ficcanti azioni che hanno mostrato la buona intesa tra Galvani, Della Monica e Bonomi. Anche il Cesena ha saputo costruire le proprie occasioni, ma non le ha sapute sfruttare. Ed è il caso di Cozzella, come vedete, al 36esimo del primo tempo. Nella ripresa la Cremonese ha raddoppiato dopo 3 minuti di gioco per iniziativa ancora di Galvani, che ha offerto alla testa di Della Monica un bel pallonetto su cui Rampulla non ha potuto intervenire. Il Cesena ha sbagliato ancora molto in avanti, parecchie le occasioni da gol banalmente sprecate, ed ha potuto ridurre le distanze solo al 15esimo della ripresa su calcio di rigore concesso dall'arbitro per fallo di May e Galvani su Barozzi. Di Cozzella il violento tiro dal dischetto che ha portato il risultato sull'1-2. Successivamente Cozzella alla mezz'ora avrebbe potuto pareggiare, ma troppo convulso e precipitoso è stato il suo colpo di testa neutralizzato dal bravo Borin. E il finale è stato tutto della Cremonese, che ha saputo liberare al tiro prima Viganò, eccolo al 34esimo, e poi Nicoletti, che al 38esimo ha impegnato severamente Rampulla.